Lanson. Ma che roba! Sì, sì, è bellissimo, siamo sotto lì, c'è un po' di argilla. Fai vedere? Sì, sì. Perfetto. Se andiamo a scavare qui. Canalina posizionata. Qua ragazzi, oggi dobbiamo trovare il trofeo, eh. Dunque ragazzi, guardate che bello. Che l'acqua è veramente gelata qui, eh. Qui è il nostro scavo. Ecco qua cosa stiamo scavando. Là sotto. Adesso iniziamo i lavori. Ciao ragazzi, a dopo. Avete visto buttare la merda dentro i torrenti? Poi invece di raccogliere oro si raccoglie monnezza. Un colpo. Ha detto non è possibile, una di 20 grammi. Basta, ma che roba! Ma che roba che c'è qua! Guarda! Salute! Salute! Ma la pepitazza che devo uscire fuori! Dio, che cosa ha combinato! Va che bucazza! Cercavo di togliere quel masso, ma quel masso lì non si toglie praticamente, perché fa parte della... di qualche cosa. Stiamo andando là sotto e sta venendo fuori di tutto. Argilla, bottoni, ferro, tappi, plastica, vetro. Niente, andando giù un pochettino di più, vediamo se magari riusciamo a far saltare fuori una pepita. Bellissimo materiale Ale. Dobbiamo spostare il roccione adesso. Sì, dobbiamo spostare il roccione. Qui sta lavando praticamente in automatico da sola. Sì, c'è da spostare la roccia. E dai, spostiamo. Peccato. La pacchia. Non la vediamo. Spostiamo il suo roccione. L'ultimo materiale, di modo che esca nella buca possiamo raccoglierlo con più facilità, perché qui dentro le serrature, dentro le crepe è difficile. Qui ragazzi c'è una buca profonda quasi un metro. Siamo bloccati dal bedrock, ma non vincerà lui, eh. È un bel 80 centimetri. La cosa bella è che io butto tutto sulla transformer di Amelio e lava da sola. E quello è bello, va. Sì, sì. Sta lavando. In questo modo
si può vedere anche il quarzo, se c'è, prova a vedere qualche pepita che è rimasta. Oh, ma che bello! Peccato che non è un diamante. Tipo, questo è più spettacolare. Allora, si è calmata l'argilla, andiamo a vedere cosa c'è in quel buco. Sì, vai te a infilare la mano. Sì, che fa freddo, dai. Fa un freddo piano. Guardate che buco che siamo riusciti a creare. Il secondo tappo che troviamo, io sono Alessandro Rallis e sul tappo c'è scritto Rallo. Quindi qua ragazzi dobbiamo trovare per forza qualcosa oggi. Sì, è già il secondo, eccolo qui. Questo qua invece no, c'è scritto a valle. Allora è un segno. È un segno. Rallis, vai a valle. Anche sui torrenti c'è da fare comunque queste dighe, non è che è difficile che troviamo un salto proprio vicino dove abbiamo lo scavo. In questo caso abbiamo fatto la diga lì ed è venuta perfetta. Va bene, adesso vado a pulire la canalina, vediamo cosa c'è dentro. C'è un puntino lì? Lì è un puntino d'oro, quello si vede. Quella lì è una micro pepita. Sì, sì, sì. È carina quella, Micro pepita, ma che bella. Bella. Un'altra qua. Sì. Sono di sassolini, li sento con il dito. Ce n'è di tracce, guarda questo filo qua. Non poteva non esserci nulla in quel buco, ragazzi. Ragazzi, adesso si copre il buco. Cioè, anzi no, facciamoglielo vedere che lo copriamo prima che magari. E poi si porta via la monnezza, perché i posti come questo ci devono venire anche i nostri figli quando cresceranno. Ragazzi, un bel saluto, ciao Godigas.